Ma Varapodio fondamentalmente è un paese dove la pace esiste per davvero, anche se siamo nella piana di Gioia Tauro dove, come sappiamo, esistono tanti problemi. Però a Varapodio, diciamo, siamo in un'oasi, e allora proprio da Varapodio è giusto che parta questo messaggio di pace per l'intero territorio calabrese, ma anche per l'intera nazione, ma anche per ricordare quei carabinieri, quei militari, quei cittadini civili che sono morti in quell'attentato che nel novembre 2003 è successo a Nassiriya in Iraq. Ed è bene che questi martiri della pace siano ricordati da tutti e che comunque il loro sacrificio non sia passato in vano, che la gente ricordi questi morti e che comunque in futuro ciò non accadrà mai più, che la pace sia conquistata senza l'uso della guerra, che la pace sia comunque raggiunta senza che ci siano problemi tra i popoli, che la pace sia un qualcosa che si possa conquistare, che non ci sia più bisogno di avere altri morti e che comunque non ci sia più bisogno di registrare altri momenti tristi come quello che è successo nel novembre 2003 in Iraq, appunto a Nassiriya. Varapodio ha voluto ricordare quelle persone che hanno perso la vita in una missione di pace, perché i nostri soldati in giro per il mondo sono solo per garantire la pace, non per alimentare la guerra.